La comunità parrocchiale di Cazzano Sant'Andrea si appresta a vivere con devozione le giornate del Sacro Triduo dei Morti, che si celebra nella parrocchiale a partire da venerdì 29 gennaio. In chiesa in questi giorni è stato montato il suggestivo apparato della raggiera che domina la navata centrale. Quello delle raggiere in Val Gandino è un vero e proprio percorso fra arte e devozione, con macchine allegoriche che dominano i presbiteri. La tradizione legata al Triduo dei Morti affonda le proprie radici in epoche molto remote, probabilmente già nel XVI e XVII secolo. Vi era la consuetudine di celebrare uffici e celebrazioni di preghiera per alcune categorie specifiche di defunti. Una pubblicazione recente ha dimostrato di come sia in ambito bergamasco che in ambito bresciano si sia diffusa, legata in particolar modo al suffragio per alcuni morti in battaglia, la circostanza legata proprio al Triduo dei Defunti, ma che poi assume il significato importante della preghiera comunitaria per le anime del purgatorio, quindi di una preghiera di purificazione dedicata a coloro che già defunti, appunto, attendono di entrare nella gloria celeste. Ad aprire il ciclo liturgico è proprio Cazzano, cui seguiranno in successione settimanale le parrocchie di Leffe, Peia, Gandino, Cirano e Casnigo, con l'eccezione di Barzizza, che ha spostato le celebrazioni al mese di novembre anche per la coincidenza con il carnevale. Il Triduo di Casnigo è sempre stato storicamente il triduo che ha chiuso la serie dei tridui che venivano celebrati nella vicaria della Val Gandino. Si è sempre celebrato in occasione della quarta domenica di Quaresima e anticamente era concentrato nei giorni di domenica, lunedì, martedì. Poi nel Novecento è stato passato sabato, domenica e lunedì e tale rimane anche oggi. Era il triduo più frequentato perché era il triduo che chiudeva, dicevo, tutta la serie, e la cerimonia di chiusura era un po' considerata la cerimonia per tutta la valle e la partecipazione era sempre notevolissima ed è sempre stata notevolissima, al punto che molte volte si dovevano addirittura aprire le porte della chiesa perché la gente non ce la faceva ad entrare.